Il più cordiale buon pomeriggio a tutti voi dalla redazione di Canale 85, una buona domenica. Beh, quella di oggi è una domenica pregna dal punto di vista politico, un dibattito che si fa sempre più incalzante per le elezioni regionali, leader di tutti i partiti sparsi anche nella nostra regione, in Puglia, e vedremo nelle diverse pagine provinciali che cosa è accaduto e ne parleremo a breve a partire dalla redazione di Bari che ci fornisce un servizio in merito al tema, ma prima c'è la cronaca perché un uomo è stato fermato per l'omicidio del pregiudicato Giuseppe Caracciolo, avvenuto ieri in Piazza della Repubblica, nel centro di Canosa di Puglia. Si tratta di un pregiudicato del posto, è indagato per favoreggiamento anche il figlio del presunto esecutore materiale del delitto. La vittima è stata colpita mortalmente da un colpo di arma da fuoco al cuore. Adesso invece uno sguardo anche al bollettino regionale della Puglia, quello che fa data al pomeriggio di ieri, l'ultimo e il più aggiornato al momento, 76 i casi positivi nelle precedenti 24 ore, 47 nel Barese, 3 nel Brindisino, 2 in provincia di Bat, 12 nel Foggiano, 4 nelle Cese, 7 in provincia di Taranto. Invece un caso è riconducibile ad una provincia non al momento nota. Per la pagina regionale, come preannunciato, la politica adesso a Bari, Renzi e Calenda per Scalfarotto di Italia Viva. È saldamente pugliese, ma conosce il mondo, che è quello di cui la Puglia ha bisogno. Quello di cui non ha bisogno è il tipo di politica, anzi, politica tra virgolette, che io ho sperimentato con Emiliano e non ha bisogno neanche di riedizioni di fitto, per cui secondo me è l'unica scelta sensata, pragmatica. A una settimana dall'Election Day, i leader di Italia Viva e Azione si ritrovano a Bari a sostegno della candidatura di Ivan Scalfarotto alla presidenza della Regione Puglia. Matteo Renzi e Carlo Calenda, dal palco di un hotel cittadino, hanno spiegato perché sia importante sostenere l'ex esponente di governo invece che l'altra quota del centro-sinistra rappresentata da Michele Emiliano. Una decisione, quella della candidatura di Scalfarotto, che ha spaccato la compagine politiche che molti, spiega il fiorentino, vedono solo come una manovra per far vincere il centrodestra. Questo spauracchio della destra viene utilizzato per metterci addosso una casacca insopportabile, dice il leader di Italia Viva, che spiega come la vicenda sarebbe potuta andare diversamente. Ci vuole molto coraggio per andare contro il governo regionale più trasformista e incapace di gestire la cosa pubblica con rispetto, dignità e onore che abbia in questo momento il Paese. Michele Emiliano ha utilizzato il consenso dal primo giorno all'ultimo attraverso gli strumenti più vecchi della politica. Candidarsi contro di lui sembrava impossibile, perché c'era un modo per avere il voto utile e ci sarebbe stato dentro Carlo Calenda perché me l'aveva detto per primo lui, ci sarebbe stato dentro Ivan Scalfarotto perché me l'aveva detto lui e il voto utile era chiedere un passo indietro a Michele Emiliano e candidare Teresa Bellanova. Non l'ha fatto per egoismo, ambizione, egocentrismo. Michele Emiliano ha utilizzato ogni giorno il palazzo della regione per fare, e lo sta facendo anche adesso, per fare esattamente l'opposto di quello che noi riteniamo serva in politica, avere molto coraggio. Sono venuto per far vincere Scalfarotto, Emiliano perde da solo. È il momento delle notizie da Taranto e provincia. Le 14 in punto in diretta, 85 News Taranto che si apre con gli oltre 400 tamponi per Covid-19 effettuati questa mattina a Grottaglie. Il numero dei cittadini residenti nella città delle ceramiche, lavoratori della SOP di Polignano a Mare, è salito all'ultimo minuto. Ascoltate i dettagli. Conclusa l'operazione tamponi a Grottaglie, più di 400 quelli effettuati, oltre ai lavoratori individuati nei giorni scorsi. Diversi cittadini che muniti di autocertificazione si sono presentati nel palazzetto dello sport, dichiarando di aver lavorato negli ultimi 14 giorni nell'azienda ortofrutticola SOP di Polignano nel Barese.
anche per loro dunque tampone, facendo così salire il numero oltre 400. Era stato il primo cittadino della città delle ceramiche, subito dopo il caso focolaio nell'azienda SOP, a chiedere all'ASL di Taranto l'esecuzione dei tamponi ai dipendenti residenti nel suo territorio. No ad allarmismi, aveva detto, ma è doveroso conoscere la reale situazione epidemiologica per la tutela di tutti, al fine di prevenire il possibile aumento dei contagi. In fila composta il suo appuntamento orario, dunque a partire dalle 8.30 sino alle 11.30, è stata una catena di montaggio nel palazzetto dello sport. Amministrazione comunale, ASL, protezione civile al lavoro per garantire sicurezza. Una postazione d'accettazione e diverse quelle operative. Ingressi ed uscite contingentate e separate. I primi risultati saranno noti nella giornata di lunedì. E allora lo avete visto, una nostra troupe questa mattina era presente al palazzetto dello sport di Grottaglie, naturalmente con tutte le precauzioni del caso e avrete notato anche l'attenzione naturalmente nella privacy di queste persone. Vedremo poi gli esiti e che cosa succederà in una fase successiva in merito a questi tamponi. Adesso invece apriamo una ricca pagina di politica, lo preannunciavamo già nella pagina regionale, folla e applausi per il comizio di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ma anche Raffaele Fitto in via Mignogna a Taranto, alla presenza di tutti i candidati al Consiglio regionale della Puglia e della dirigenza pugliese del partito. Durissime le critiche alla gestione Emiliano e al centro-sinistra. Le note dell'inno di Mameli come punto di partenza, tanti applausi e grande partecipazione di pubblico. Il popolo di Fratelli d'Italia e del centrodestra si è radunato in via Mignogna a Taranto per il comizio della leader Giorgia Meloni e del candidato presidente alla regione Raffaele Fitto. La presidente di Fratelli d'Italia ha indicato ai nostri microfoni le priorità per Taranto. La sua venuta a Taranto, l'importanza della città per questo paese. Beh, questa è una città ovviamente strategica per la Puglia, una città strategica per l'Italia, una delle più grandi questioni industriali aperte, che è quella dell'Ilva, del siderurgico, questione che dimostra come per troppi anni in Italia non ci sia stata una capacità di, diciamo così, di idea di sviluppo industriale di questa nazione. Per cui noi siamo ovviamente a disposizione come Fratelli d'Italia, lo abbiamo fatto tante volte anche per dare una mano ad affrontare questa dinamica. Penso ad esempio, l'ho detto tante volte, sia stato un errore in questo periodo, in questa fase sul tema dell'Ilva, non coinvolgere l'Unione Europea, che nasceva come comunità del carbone e dell'acciaio e che nella trattativa con un gigante di una multinazionale che fattura 80 miliardi di euro magari sarebbe stata più diciamo utile e convincente di quanto non potesse fare da solo il governo italiano. Per cui è una città che però non ha solo questo, bisogna ricordarlo, bisogna ricordare che Taranto può essere anche turismo, che può essere anche artigianato, che può essere anche sviluppo delle sue tante imprese, della sua operosità, della sua identità, e noi di questo insomma vogliamo parlare e questo vogliamo costruire con Raffaele Fitto e con Fratelli d'Italia. Fitto ha sottolineato la necessità di un'autentica svolta per la Puglia. Ma è una giornata importante perché con Giorgia Meloni qui a Taranto facciamo un passaggio relativo ad un impegno che è partito dall'inizio di questa campagna elettorale. Giorgia Meloni è stata la persona che più di tutti ha voluto questa candidatura, ma devo dire che sono reduce dalla manifestazione di ieri sera dove Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa insieme con Giorgia Meloni hanno dimostrato plasticamente l'unità del centrodestra, un'unità vera, convinta, che rende molto credibile il nostro programma. Dal centrodestra al centro-sinistra, nelle ultime ore a Taranto anche l'ex ministro Fioramonti a sostegno dei candidati Magrì e Lo Martire. In visita a Taranto, ospite nella sede dell'Orchestra della Magna Grecia in via Tirrenia, l'ex ministro della pubblica istruzione Lorenzo Fioramonti. Ha incontrato il direttore artistico Piero Romano, l'occasione è servita per sostenere la candidatura di Maurizio Lo Martire e Tiziana Magrì. Infine l'incontro con i musicisti per poi parlare con i giornalisti dei temi legati alla politica regionale. Io sono convinto che la politica debba produrre dei risultati, la politica necessiti di un compromesso e di arrivare a delle soluzioni di sintesi. Ecco, la Puglia da 15 anni a questa parte è governata bene,
sicuramente può essere governata meglio, sicuramente ci sono delle aree che possono essere perfezionate, non sto a dire che sia un mondo perfetto, ma rispetto a 15 anni fa la Puglia è un'altra regione e rispetto alle regioni limitrofe si trova in una condizione ineludibile di migliore qualità della vita, dell'economia e della società. Quindi ritengo che bisogna continuare in quella direzione e ritengo che fosse molto più utile, per esempio, se invece di scontrarsi tra le forze che oggi sostengono un governo a livello nazionale che include per esempio Italia Viva di Renzi e Boschi, mi sembra paradossale che il 5 Stelle sia arrivato a governare con Renzi e Boschi, nemici vituperati per 5 anni di legislatura, e non sia stato in grado di dialogare con Michele Emiliano che su molte questioni la pensa esattamente come il mondo 5 Stelle. Una campagna elettorale che prosegue per Maurizio Lomartini anche attraverso la presenza dell'ex ministro della pubblica istruzione Lorenzo Fioramonti. Ecco, l'incontro è stato incentrato sulla necessità di sviluppare la cultura. È il motivo per cui sono qua, nel senso che ritengo che serva sviluppare le competenze e approfittare delle competenze. Credo di poter svolgere questo ruolo nel mio ambito con la serietà e l'impegno che mi ha contraddistinto nel mio settore specifico, che era quello dell'arte e della musica. Quindi non ci può essere altra possibilità che quella, cioè cominciare a occuparsi seriamente del rilancio di questa città, del territorio. In realtà già si è cominciato e si proseguire, diciamo, con maggiore incisività a vantaggio delle operazioni di carattere culturale che sono fondamentali per il rilancio sociale, civile e persino economico naturalmente di questo territorio. Punta invece alla riconferma in Consiglio Comunale la azzurra Francesca Franzoso, che questa mattina ha presentato il suo programma. Naturalmente non mancava il suo candidato presidente, Raffaele Fitto. La voglia e il desiderio di contribuire alla rinascita della Puglia, la critica fermissima per gli ultimi 5 anni della gestione Emiliano alla guida della regione. Francesca Franzoso si ricandida nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione di Taranto dopo 5 anni vissuti all'opposizione. Per la presentazione del suo programma elettorale è giunto a Taranto al Caffè Italiano anche il candidato presidente della regione Puglia, Raffaele Fitto. Ci sono tante cose da finire e tante cose nuove da iniziare. Mi ricandido perché dopo 5 anni di profonda indignazione per come sono stati condotti i lavori e per come è stata condotta la Regione Puglia, penso si debba portare adesso un nuovo modello di governo, un governo regionale che consenta alle persone di ottenere una prestazione sanitaria non in 6 mesi o in 12 mesi e a pagamento l'indomani mattina, un governo regionale che consenta a Taranto di avere effettivamente un ospedale di secondo livello che noi non abbiamo, un governo regionale che consenta a Taranto di avere la medicina territoriale, perché non esistono solamente gli ospedali per l'emergenza urgenza ma anche gli ospedali per la medicina territoriale che di fatto devono alleggerire la pressione su oggi il Santissima Annunziata, auguriamoci il più presto possibile il nuovo San Cataldo. Mi ricandido soprattutto per questo, perché la riconversione e la valorizzazione di questa città non passa dalle parole ma dai fatti. L'ho dimostrato con il finanziamento di 500.000 euro per la ristrutturazione e la riqualificazione di Casa Paesiello. Vogliamo ripartire dalla cultura, lo si fa cominciando dalle opere. Restiamo nell'ambito della politica, ma focalizziamo l'attenzione sulla mitilicoltura. Beh, ci sono dei problemi che si trascinano da qualche anno e sul tema ha organizzato un evento ad hoc il candidato Mazzarano del PD. Circa 1.000 famiglie tarantine vivono grazie alla mitilicoltura. I commercianti che però innestano delle cozze non autoctone creano un danno non indifferente. Circa 2 mesi fa per questo protestarono in piazza i mitilicoltori dinanzi alla sede comunale. Oggi un candidato al Consiglio regionale per il Partito Democratico, un politico di lungo corso, Michele Mazzarano, focalizza l'attenzione sul tema. Proprio recentemente lei è intervenuto sul PSR chiedendo un sostegno agli agricoltori, invece per la mitilicoltura, che ormai da qualche anno purtroppo a Taranto zoppica, che cosa si potrebbe fare attraverso la Regione Puglia ma anche attraverso fondi nazionali? Ma noi dobbiamo lavorare di più sulla bonifica, accelerare i processi di bonifica che possono consentire i percorsi per arrivare all'assegnazione del marchio, dei marchi di qualità, alla denominazione di origine protetta, che sono gli strumenti essenziali per difendere la qualità del nostro prodotto da una cattiva immagine, una cattiva reputazione che purtroppo
per problemi ambientali e di inquinamento il nostro territorio ha. Ma c'è un altro ampio versante della provincia ionica, la cui spina dorsale dell'economia è il settore agroalimentare. In tal senso una buona opportunità sono le cooperative di comunità. Una legge che consente sostanzialmente ai territori di aggregarsi su grandi obiettivi e di mettere i cittadini nelle condizioni di accedere ai beni primari, ai beni di prima necessità, ai beni essenziali attraverso meccanismi di solidarietà e di reciprocità, anche di mutuo soccorso. Questa è una proposta della Lega delle cooperative che il Consiglio regionale ha voluto sposare qualche anno fa e c'è un lavoro in corso che consente a tanti comuni di raggiungere questi obiettivi. Parliamo di cronaca, è il momento della cronaca. I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in una nota gelateria del Pieno, centro cittadino a Taranto, e hanno bloccato un 25enne censurato che, dopo aver infranto la porta d'ingresso dell'attività commerciale, era intento a portar via, ad asportare due televisori e poi è stato trovato in possesso anche di attrezzi da scasso. Per questo è stato immediatamente arrestato, accusato del reato di furto aggravato. Al momento si trova ai domiciliari. Voltiamo pagina, ci occupiamo adesso del comitato per il no nell'ambito della politica, ma non soltanto, si fa strada anche naturalmente l'opinione e le diverse opinioni che gravitano anche nella provincia di Taranto in merito al referendum ormai prossimo. Vi proponiamo questa intervista ad Anna Rita Di Giorgio, che rappresenta l'associazione Pannella, che ha promosso questa mattina un incontro in piazza del comitato per il no. Anna Rita Di Giorgio, associazione Marco Pannella, questa mattina una libera manifestazione per far parlare tutti sul tema del no e del referendum. Sì, abbiamo pensato che è il modo migliore per fare informazione, perché comunque uno dei tanti problemi è che ce n'è stata ben poca per il referendum, fosse quello di far parlare tutti. Noi siamo del comitato per il no, come associazione Pannella ci siamo schierati e abbiamo chiesto l'autorizzazione per poter far intervenire chiunque, anche quelli del sì. Per cui ci saranno con noi molti candidati di tutti gli schieramenti, e di centrodestra e di centrosinistra, anche ci sarà il candidato presidente Ivan Scalfarotto, e appunto perché volevamo promuovere l'informazione, soprattutto per far conoscere ai cittadini le motivazioni del no, un referendum che riteniamo importante per tagliare il populismo e per non tagliare invece la democrazia e la Puglia. Riteniamo che davvero, se dovesse passare il sì, con il taglio dei parlamentari non si riducono i costi ma si riduce la democrazia e la rappresentanza. Restiamo nell'ambito di quanto avviene a Taranto naturalmente, ma cambiamo decisamente argomento, perché il Giro d'Italia, tra le gare ciclistiche a tappe più famose del mondo, il prossimo 9 ottobre attraverserà anche il capoluogo ionico. La settima tappa della Corsa Rosa da Matera Brindisi avrà infatti un traguardo volante nella città dei due mari. Ecco, le foto che la nostra regia vi propone riguardano i lavori messi in atto dall'amministrazione comunale, già al lavoro su numerose arterie, fanno sapere con il grande piano di rifacimento di strade e marciapiedi, ha accelerato i cantieri in corso e l'avvio di quelli di altri tre lotti partiranno la prossima settimana, con una serie di interdizioni al traffico e divieti di sosta necessari per realizzarli in maniera tempestiva. Nello specifico, come indicato in una ordinanza recente, a far data da domani 14 settembre fino al prossimo 6 ottobre saranno interdette al traffico alla sosta veicolare, in accordo con l'avvio dei cantieri, il tratto della statale 106 di competenza comunale, il rondò del cavalcavia di via Cristoforo Colombo, la stessa strada Ponte Sant'Egidio, ovvero il ponte di pietra, parte di piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, la cosiddetta ringhiera della città vecchia, piazza Castello, ponte Girevole, corso Due Mari, via Vittorio Emanuele III, il lungomare, viale Virgilio, viale Trentino, via Ancona, via Unicef e ancora via Cesare Battisti. Quindi naturalmente massima attenzione, ci saranno queste interdizioni, come sapete, come avete ascoltato, necessarie per poter accogliere al meglio la tappa e il passaggio, per meglio dire, del Giro d'Italia.
Andiamo avanti, ArcelorMittal, il siderurgico di Taranto che vive una fase molto particolare, come sapete ancora cassa integrazione e problemi, i sindacati che dicono abbassando il numero dei lavoratori all'interno della fabbrica vengono meno anche i presupposti di sicurezza e possono avvenire ulteriori incidenti, come purtroppo più volte ci siamo ritrovati a raccontare anche da questa redazione. In merito, ieri è intervenuto l'arcivescovo metropolita della città ionica, Monsignor Filippo Santoro. Auspichiamo che l'azione politica del nuovo Consiglio regionale, nel rispetto delle proprie competenze e con gli strumenti concessi dalle leggi, sia impegnata nell'azione di imprimere al siderurgico una direzione totalmente nuova, quella ecocompatibile. Lo ha sottolineato nell'omelia per l'apertura del nuovo anno pastorale. La complessa vicenda insegna che la Regione Puglia, ispirandosi alle buone pratiche proposte dal Laudato Si, dovrà continuare a battersi perché l'acciaio non uccida le persone, non devasti l'ambiente e non ferisca la vita dei lavoratori e degli ambienti più vicini alla zona industriale. E fa notare Monsignor Santoro, i nuovi mezzi prodotti dall'innovazione tecnologica ci sono e dunque permettono di farlo. Adesso invece ci occupiamo di turismo. In merito prosegue una interessante collaborazione tra il Museo Marte, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e Chima Mobilità, la municipalizzata Amat in particolare. Il rapporto di collaborazione ha preso il via circa un anno fa e prevede sconti sui biglietti del museo e quelli dei servizi turistici delle idrovie tarantine. I possessori della Family Card o di un biglietto di ingresso al Marte hanno diritto a uno sconto del 25% sui biglietti del servizio idrovie di Chima Mobilità per l'isola di San Pietro e per le escursioni turistiche. Allo stesso modo, presentando un biglietto delle idrovie invece alla biglietteria del Museo Marte, si avrà diritto a uno sconto in egual misura, dunque del 25%. La convenzione prevede anche sconti per i tarantini che usufruiscono dei servizi di Chima Mobilità e quindi l'abbonamento mensile del bus, i parcheggi e strisce blu e non soltanto. Unica condizione per usufruire delle agevolazioni è che i biglietti o gli abbonamenti siano stati emessi nei 3 mesi precedenti. In merito c'è soddisfazione da parte dell'assessore alle partecipate del comune di Taranto Castronovi, che dice: più in generale, questo rientra nel programma dell'amministrazione guidata da Melucci per dotare Taranto di una moderna mobilità sostenibile in grado anche di favorire spostamenti dei turisti in città. Vanno in questa direzione il servizio di bike sharing e non soltanto, anche il recupero dell'area di parcheggio camper. Adesso invece andiamo in provincia, a Ginosa Marina, e ci occupiamo di un video musicale che è stato girato da Bad Crowley. Guardate. Talenti e nuove scoperte made in Ginosa nel videoclip musicale della canzone Roxy del rapper pugliese Sasha Forestieri, in arte Bad Crowley. Le immagini sono state realizzate interamente a Ginosa Marina. Il video è nato dalla collaborazione tra la ballerina e coreografa tarantina Noemi Sarcinella e il cantante Sasha Forestieri, protagonista del videoclip realizzato da Salvatore Rubino. È stata Noemi Mannino che ha impersonato Roxy, la trasgressiva e bella ragazza della canzone. Roxy è stato un singolo che ho composto in quarantena. Subito dopo ho deciso di fare il video, l'ho deciso di fare nella mia terra perché è radicato lì proprio il brano. Mi hanno aiutato a realizzare questo Andrea Rubino, mio amico nonché videomaker, Noemi Mannino, che subito ha preso le veci di Roxy e quindi si è trasformata nella protagonista, e Noemi Sarcinella, che ha ideato questa magnifica coreografia, ha reso il video una bomba, movimentato, originale. Quindi ci tengo a ringraziare tutti di cuore per essersi, ecco, messi al mio fianco e puntato tutto su questo video. Allora sì, io e Sasha ci siamo conosciuti per caso a Marina di Ginosa e dal principio fra di noi c'è stato un forte feeling. Siamo stati d'accordo entrambi sulla idealizzazione delle coreografie e abbiamo girato le prime scene ad un lido a Ginosa Marina e poi sempre una location del posto. Riguardo alle coreografie del videoclip, presentano uno stile di danza chiamato hip hop. Infatti speriamo di collaborare in futuro e vi attenderanno tante novità.
Le 14.28, torniamo in diretta su Canale 85 con il telegiornale di Brindisi in primo piano anche nella pagina adriatica, per così dire, la politica, in particolare il ministro Luigi Di Maio, tornato in provincia di Brindisi, questa volta a San Vito dei Normanni, per la precisione alla manifestazione di presentazione del candidato del Movimento 5 Stelle alla carica di sindaco. Oggi siamo in piazza ancora una volta, le piazze sono piene di persone che ci chiedono di sostenere la campagna per il sì e noi siamo in piazza per spiegare alle regioni la ragione del sì al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio torna a parlare del referendum sul taglio dei parlamentari e delle motivazioni per cui gli italiani dovrebbero votare sì. L'occasione è fornita dalla presentazione a San Vito dei Normanni in piazza Vittoria del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Marco Ruggero. Vedo un fronte del no molto spaccato, un fronte del no che ha idee confuse sul perché non si debbano tagliare 345 parlamentari. Io quello che posso dire è che il sì al referendum per tagliare 345 parlamentari è un primo passo per il cambiamento dell'Italia. Il prossimo passo sarà tagliare gli stipendi dei parlamentari, come già facciamo autonomamente noi del Movimento, e soprattutto iniziare un percorso di riforma. Io sono d'accordo col ministro Franceschini quando dice che il sì è il primo passo per un nuovo processo di riforme del Paese, un nuovo percorso di riforme del Paese. Di Maio torna anche sul voto alle prossime regionali. Accanto a lui il candidato presidente Antonella Laricchia, che ricorda dal palco come la sua nonna materna sia originaria proprio di San Vito dei Normanni. Io posso dire soltanto ai cittadini italiani che la cosa più importante, e inclusi i cittadini pugliesi che andranno a votare alle regionali, che la cosa più importante quando si va a votare alle regionali è pensare che stiamo mettendo tra le mani di alcune persone, i nostri governanti regionali, le chiavi dei nostri ospedali. E questa è l'unica cosa importante, perché il 90% del bilancio regionale è sanità e questo in un momento di pandemia globale è fondamentale. Marco Ruggero, vicepresidente del Consiglio Comunale uscente, è stato il primo il 5 luglio scorso a formalizzare la sua candidatura a sindaco di San Vito dei Normanni. Noi veniamo da un'esperienza amministrativa di 5 anni che ci ha consentito di acquisire esperienza e competenza, perché in questi 5 anni noi abbiamo controllato, vigilato, denunciato con tutta la forza che avevamo e ho toccato con mano il compromesso politico fra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra che in questi anni hanno fatto finta di litigare, anche queste campagne elettorali fanno finta di litigare per poi arrivare lì dentro nelle istituzioni e andare tutti d'accordo sempre. Quindi la vera sfida non è fra il centrodestra e il centrosinistra, la vera sfida è fra noi e loro. Siamo noi l'unico voto utile per questo paese. Incontro con gli attivisti per Raffaele Fitto, dunque parliamo di centrodestra che ha fatto visita al candidato al Consiglio regionale taurisano nel suo comitato elettorale. Nonostante un ritardo cospicuo accumulato durante la giornata e quindi l'arrivo su Via Roma poco prima delle 21 di sera a bordo della sua Raffaele Mobile, il candidato presidente per il centrodestra Raffaele Fitto non ha bucato l'incontro con gli attivisti della lista La Puglia Domani, rappresentata a Francavilla Fontana dal candidato Giovanni Taurisano. Taurisano, che circondato dall'affetto dei suoi, ce l'ha con Michele Emiliano, con politiche che, partendo dalla sanità fino all'agricoltura, giudica fallimentari. La gente dovrebbe votare per il centrodestra perché noi abbiamo avuto 5 anni di gestione del centrosinistra in cui sono state abbandonate le criticità già preesistenti, nel senso che non si è fatto praticamente nulla se non il normale e tutto quello che si sta facendo, ma forse per un discorso collegato proprio alla campagna elettorale, si sta facendo adesso. Non si può dare, non si può promettere, va bene, pensando ai 5 anni futuri, se nei 5 anni passati si è fatto ben poco. Basta considerare il problema dell'agricoltura. Io ieri tornavo da Lecce, era uno strazio, non si è fatto nulla, l'agricoltura abbandonata, i nostri agricoltori abbandonati. La sanità ha fatto acqua un po' dappertutto, si sono tamponate quelle cose che più o meno erano necessarie, per il resto c'è ancora tantissimo da fare.
lunghe file d'attesa, situazioni inammissibili a livello ospedaliero, i pronto soccorsi intasati in maniera incredibile, risposte che praticamente vengono a mancare. Si è lasciato tutto alla libera, come dire, al libero arbitrio di ogni sanitario o di ogni infermiere che si è sacrificato per poter dare una risposta al cittadino bisognoso, per non parlare poi dello smaltimento dei rifiuti, per non parlare poi del turismo, per non parlare poi della problematica collegata all'Italsider e a tante altre criticità. Ma la cosa più grave è quella forma di rispetto del diritto che in nessun ambito c'è stata. Ci teneva l'europarlamentare Di Maglio a presenziare nel comitato, chiede scusa per il ritardo, sorride, racconta la campagna elettorale di queste settimane, racconta pure le politiche dei governi Vendola e poi degli ultimi 5 anni di Puglia. Fallimentari, dice pure Fitto, che poi incorona Taurisano, un grande candidato, un amico, un professionista. Andremo tutti a Bari, conclude Fitto, accolto e salutato dall'affetto dei suoi sostenitori. Molto importante che accennavo ai giornalisti fuori ed è collegata a quello che è accaduto in questo. I carabinieri a Ceglieme Sapica hanno arrestato in flagranza Rocco Conte di 36 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato sorpreso mentre a quanto pare cedeva 2 dosi di cocaina ad un altro soggetto. A casa aveva 3 grammi di cocaina e 29-40 grammi di eroina. Si trova adesso nella casa circondariale di Brindisi. Sempre i carabinieri sono intervenuti fermando un 29enne, Marco Rillo. E anche lui è stato arrestato con la stessa accusa, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 132 grammi di marijuana occultati nello sgabuzzino di casa, ma i militari sul posto hanno anche accertato che l'uomo avrebbe sottratto energia elettrica dalla rete pubblica attraverso dispositivi bypass naturalmente abusivi tra la rete elettrica e l'impianto domestico, un danno complessivo che non è stato ancora quantificato. Nel frattempo si trova ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina adesso. Il comune di Mesagne mette a disposizione delle associazioni di volontariato i propri immobili, lo fa attraverso un avviso pubblico. Sodalizi senza scopo di lucro che hanno interesse a ottenere incomodato le strutture logistiche. Così come previsto dal nostro programma e come già annunciato diverse volte, abbiamo pubblicato l'avviso esplorativo per le associazioni di volontariato per comprendere quali siano le necessità all'interno della nostra città dal punto di vista degli immobili, ovviamente riferito alle associazioni. Cioè noi chiediamo alle associazioni di volontariato di dirci se hanno bisogno di immobili comunali, in una logica di collaborazione, di reciprocità, per cui abbiamo fatto questo bando che scade il 30 settembre alle ore 12. Che significa? Tutti coloro che ritengono di avere bisogno di un immobile dovranno dichiararlo. Quando sarà terminato questo bando noi vedremo quali sono le domande che sono arrivate e sulla base di queste richieste poi faremo un bando vero e proprio per procedere all'assegnazione. Un fatto nuovo nella nostra città, un fatto bello, un fatto interessante che sancisce quanto prezioso sia il rapporto tra pubblico e mondo dell'associazionismo. Le associazioni che necessitano di supporto potranno richiederlo all'ufficio comunale, ai servizi sociali o avvalendosi della consulenza gratuita offerta ogni giovedì da un operatore del CSV Brindisi Lecce, volontariato nel Salento. Andiamo adesso a Francavilla Fontana, questa mattina a piazza Umberto I, invasa da rifiuti di ogni tipo, cartacce, lattine, bottiglie in vetro e non soltanto, ma non si tratterebbe di opera di vandali. Ascoltate.
Solo qualche ora prima il sindaco Antonello De Nuzzo aveva denunciato qualche ignoto sporcaccione, annunciando pure l'insediamento del nuovo ufficio ambiente e il ritorno delle fototrappole. Solo qualche ora prima, appunto, perché poi domenica mattina all'alba gli operatori Montequo, al lavoro per ripulire Piazza Umberto I, si sono ritrovati davanti a centinaia di lattine e bottiglie di birra. Secondo qualcuno non si tratta della normale sporcizia da movida notturna, peraltro storicamente tamponata anche grazie all'impegno delle attività commerciali, bar, pub e ristoranti che operano nel centro storico. Secondo qualcuno, pure, sarebbe stato l'atto vandalico di qualche teppista che scientemente, poco prima dell'alba, piazza ormai vuota, avrebbe deciso di svuotare a terra i bidoni e i cestini in uso a attività commerciali e clienti. I carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per capire cosa sia successo. La tesi più probabile è che i rifiuti ritratti nelle foto, diventati immediatamente virali su Facebook, siano stati semplicemente ammassati prima della pulizia di rito. Insomma, nessun atto vandalico, solo la normale movida con i suoi pro e i suoi contro. Adesso ci occupiamo di questa estate così complessa e particolare, perché esprimono tutto sommato una piena soddisfazione i componenti del Consorzio Albergatori di Carovigno, che ai nostri microfoni analizzano quanto avvenuto con carte e numeri alla mano. Un agosto più che positivo, sufficiente in qualche modo a salvare la stagione estiva, ha dichiarato il Consorzio Albergatori di Carovigno. Mesi sicuramente non facili, vista l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, ma che dopo una partenza a scoppio ritardato sembra aver lasciato qualche soddisfazione in termini di numeri in questo finale d'estate. Il calo fisiologico dovuto ad una bassa stagione mai iniziata ha messo il Consorzio nelle condizioni di avere un 30% di decremento sull'annualità, mentre il confronto con la stagione 2019 porta ad avere un trend di crescita pari al 5% nei periodi di riferimento. Un'analisi che guarda al futuro, analizzando anche le principali richieste di organizzazione e sicurezza chiesti dai clienti. Il bilancio è positivo, partita una stagione in sordina, naturalmente dopo il 20 di giugno è usciti dal lockdown, siamo riusciti a riprendere una stagione che nel mese di tra luglio e agosto ci ha dato delle grandi soddisfazioni. Il consorzio ha messo in atto tutto quello che naturalmente i protocolli di sicurezza OMS ci hanno richiesto, e di conseguenza gli ospiti non hanno avuto nessun timore a venire in struttura, tenendo conto che ci hanno aiutato anche le forze dell'ordine e tutto quanto a mantenere ordine e soprattutto la richiesta di sicurezza nelle nostre strutture. Serve soprattutto dare agli ospiti la tranquillità e la sicurezza che nelle nostre strutture non ci siano problemi, quindi questo è quello che serve. Abbiamo la fortuna di avere la Puglia, che è immediatamente raggiungibile da qualsiasi posto, ma soprattutto con i mezzi propri. Sono ore di polemica a Rosa Marina, ascoltate perché. Guerra interna tra consorzi al noto villaggio Rosa Marina di Ostuni. L'oggetto del contendere è una sbarra. Sì, avete capito bene, una sbarra che divide il villaggio Rosa Marina dall'altro villaggio, quello di Cala di Rosa Marina. In realtà negli anni Rosa Marina è sempre stato identificato come il villaggio delle sbarre, l'ingresso off limits un po' ovunque, in molte aree, ma quella è un'altra storia. Ora, da una parte c'è il consorzio di Rosa Marina, dall'altra quello di Cala di Rosa Marina. Non si sa per quale motivo si voglia dividere ulteriormente il villaggio, fatto sta che ne è nato un contenzioso tra consorzi. Pare che il consorzio di Rosa Marina non veda di buon occhio la circolazione libera all'interno del villaggio da parte di chi non è consorziato, cosa che a loro dire creerebbe gravi problemi di traffico a strade di proprietà del consorzio. Arriva così la diffida da parte del consorzio di Cala di Rosa Marina, che ritiene illegale tale decisione. Il complesso di Rosa Marina è nato nel 1962 10 anni più tardi è nata Cala di Rosa Marina, poi i due consorzi con regolamenti propri ed ora la lotta. Consorzi che ora hanno ingaggiato un vero e proprio braccio di ferro per un'ulteriore divisione, snaturando di fatto la vivibilità del villaggio nella sua interezza, come dichiara l'avvocato Chirulli, legale del consorzio di Cala di Rosa Marina. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché questo contenzioso possa arrivare al più presto nelle aule di tribunale.
Anche Brindisi, la Smart Graduation Day, una certificazione, una soddisfazione in più per tutti quei ragazzi che si sono laureati online durante il lockdown. Laurearsi al tempo del Covid in pieno lockdown, sono stati 54 i neolaureati brindisini che hanno partecipato alla cerimonia dello Smart Graduation Day, svolto in varie città della regione e della provincia di Brindisi, promosso dall'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con Arti e Anci Puglia. Laureate in periodo di Covid, com'è stata questa esperienza? Il lockdown vi ha aiutato a studiare o no? Assolutamente no, perché la concentrazione mancava, che eravamo tutti insomma presi da capire cosa stava succedendo, sia a livello sanitario sia a livello anche universitario, perché nessuno aveva certezza, essendo appunto una situazione che nessuno aveva affrontato prima di quel momento. È una piacevole sorpresa, perché non abbiamo avuto la possibilità di appunto essere proclamati dal vivo. Tra l'altro la discussione online non è stata delle migliori, perché non ricevevamo proprio feedback attraverso la webcam, vedevamo solo le nostre slide, quindi essere proclamati così dal vivo è una bella soddisfazione. È stata sicuramente un'esperienza particolare, un'esperienza molto così che non auguro a nessuno, perché è sempre bello laurearsi con i propri cari, in mezzo agli amici, familiari, poter discutere un lavoro che hai fatto e hai passato tanto tempo su quel lavoro lì. È un peccato, perché comunque stare chiusi in una camera e laurearsi via web non è proprio il massimo, lo dico da persona che un po' ci ha sofferto di questo fatto, perché sacrifici poi magari vengono persi così in un attimo, che non torna più, diciamo, no? A premiarli il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. Ad ognuno di loro nella cerimonia della città adriatica è stato anche donato un albero come simbolo delle radici del proprio territorio. L'emergenza Covid ha sottratto anche la possibilità di festeggiare, di laurearsi come normalmente si fa, e abbiamo pensato oggi di farlo in maniera collettiva. Sono ben 54 i ragazzi di Brindisi che si sono laureati in tutte le università italiane che sono oggi qui. E con Anci doneremo loro una quercia, un albero, e doneremo ovviamente anche una pergamena. Poi stabiliremo insieme magari dove piantare queste querce, questo simbolo di una ripartenza e di una voglia anche di andare avanti. Allora, grazie Iana. Il Comune di Brindisi ha deciso di prolungare per una ulteriore settimana il centro estivo in attesa dell'apertura delle scuole. Doveva essere il momento conclusivo della decima e ultima settimana del centro estivo organizzato dalla cooperativa Mani e messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione comunale. Invece la lunga attesa per l'inizio della scuola e la richiesta delle famiglie hanno portato a prolungare questa esperienza di una ulteriore settimana di attività ludico e formative, anche per aiutare il percorso di normalizzazione che dal lockdown porterà gli studenti alla ripresa delle lezioni scolastiche. Un'occasione anche per colorare ed abbellire l'oratorio della chiesa di San Giustino dei Jacobis presso il quartiere Bozzano, che ha ospitato il campo estivo. Dopo il lockdown abbiamo provato a capire cosa si poteva fare per i bambini, le bambine di Brindisi. Ci siamo trovati a iniziare per caso il 22 giugno una settimana di centro estivo qui nella parrocchia San Giustino dei Jacobis a Bozzano, e mi viene da dire ci troviamo a organizzare e portare avanti l'undicesima settimana di centro estivo, con ogni volta tra i 20 e i 25 bambini dai 6 agli 11 anni. Ogni volta pensavamo di finire questa attività e invece i genitori ci hanno chiesto di continuare, anche perché è un centro estivo gratuito, grazie al Comune di Brindisi, perché il servizio della città dei ragazzi lavora a conto comune, quindi è tutto gratuito. Attività di tutti i tipi, dalla rigenerazione alla riqualificazione degli ambienti. L'oratorio della parrocchia ha proprio cambiato. Abbiamo fatto fioriere, abbiamo colorato pali, abbiamo rifatto il campo, tantissime cose, sempre richieste dai ragazzi. Sì, è stato, diciamo, un lungo ponte fra quel momento, no, di lockdown che ha
vissuto il paese, fino al, che ci porta fino all'inizio della scuola, per cui questo momento di socializzazione che è durato tanti mesi e continua ancora per la prossima settimana è sicuramente importante. Io ho ringraziato soprattutto i bambini. Io sono tornato dopo 2 settimane e posso garantire che insomma quello che hanno fatto è veramente eccezionale. Adesso spazio alle notizie di Lecce Provincia. Le 14.48 ancora in diretta da Canale 85 con il notiziario di Lecce che si apre con la cronaca nera. Un uomo è morto all'alba nel giorno del suo compleanno dopo essere stato travolto da un furgone a veglie mentre si accingeva ad attraversare la circonvallazione per rimettersi in una stradina di campagna dove era solito fare jogging. Doveva essere un giorno di festa per lui e per i suoi cari, ma proprio nel giorno del suo compleanno Antonio Cappello, 56enne di Veglie, mentre praticava sport lungo la circonvallazione che dalla città conduce a Sant'Isidoro, è stato investito da un furgone Ford Transit morendo sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118 che hanno fatto il possibile per rianimarlo. Illesi invece gli occupanti del veicolo, un'intera famiglia di 5 persone di commercianti ambulanti senegalesi che si stavano recando al mercato settimanale nella marina. L'autista del mezzo si sarebbe trovato davanti quell'uomo in tenuta da podista, nonostante abbia sterzato all'ultimo istante finendo fuori strada, purtroppo l'impatto non è stato evitato. Cappello era da poco partito, come ogni domenica mattina, dalla sua abitazione in via Pirandello. Appena arrivato all'incrocio con la circonvallazione è sopraggiunto il transit che l'ha investito in pieno. Forse sarà stato un raggio di sole, erano le 5.45, ad aver reso difficoltosa la visibilità. Le indagini sono affidate ai carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina e della stazione di Veglie. Su disposizione del pubblico ministero di turno Stefania Mininni, il furgone è stato sequestrato. Il conducente, in regola con i documenti, sarà indagato come atto dovuto. E adesso ancora cronaca, i carabinieri hanno arrestato in flagranza Giuseppe Lorio, di 50 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aveva 162 grammi di eroina in casa e materiale per il confezionamento. Si trova adesso presso la casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce, a Belendugno. Gli stessi militari hanno dato esecuzione invece ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della stessa procura, traendo in arresto un 22enne residente nella provincia di Napoli ma domiciliato in una comunità terapeutica di questa provincia, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ma anche di estorsione. Le indagini sono state avviate dopo una denuncia a Cercola nel napoletano dalla madre convivente costretta a subire minacce e violenze, e dunque è stato arrestato e adesso si trova anche lui a Borgo San Nicola, il carcere di Lecce. Cambiamo pagina, adesso ci occupiamo di una inaugurazione, eccoci qua, perché il nuovo centro Caritas della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, finalmente è stato inaugurato a Tricase. La sede che lo ospita è un'antica struttura, pensate, risalente al 1578, che è stata appena rinfrescata. Un nuovo centro Caritas della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca è stato inaugurato a Tricase in piazza Cappuccini presso l'ex convento di Sant'Antonio, recentemente recuperato, un complesso monumentale dei padri Cappuccini risalente al 1578 per volere dei baroni di Tricase, Pappagoda e Gallone, e completato nel 1588 sotto il provincialato di padre Cherubino da Noci. Nel centro sarà ubicata la sede diocesana del progetto Policoro dell'ufficio diocesano
migrante, se infine dell'Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e Lavoro. Un'attenzione particolare sarà rivolta al mondo giovanile con la promozione del Servizio Civile Universale, l'anno di volontariato sociale, campi lavoro sia in Italia sia all'estero. Con questa struttura intendiamo potenziare ulteriormente la presenza della Chiesa nei riguardi delle varie necessità, sia di Tricase ovviamente, come di tutta quanta la diocesi. Qui c'è l'ospedale, c'è la Maior Caritas, adesso c'è questo centro, che rappresentano, come dire, delle istituzioni tutte impegnate in maniera differente ma anche convergente per venire incontro alle malattie, agli infermi, ai deboli e in questo caso la Caritas uno spettro più ampio di necessità e di bisogni della gente. Io in questo periodo, soprattutto di lockdown, posso testimoniare e attestare che la Chiesa è stata in prima linea. Se molti sono stati i morti per malattia, per altre questioni, nessuno è morto per fame o perché è vissuto di stenti. Tenga presente che soltanto in Puglia le Caritas diocesane hanno accolto, sostenuto oltre 70.000 famiglie in 2 mesi. Il Ministero dei Trasporti sblocca 124 milioni di euro per una statale spesso oggetto di segnalazioni, polemiche e non soltanto. Parliamo della 275. Boccata d'ossigeno per il progetto di rifacimento della strada statale 275. Il governo ha deciso di finanziare il progetto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera a un finanziamento di 124 milioni, che potrebbe sbloccare finalmente il progetto che interessa il secondo lotto del collegamento tra Malli e Santa Maria di Leuca. Una fase progettuale molto avanzata, interessata già il primo lotto tra la zona industriale di Melpignano e quella di Tricase. Qui si punta a 3 stralci funzionali finanziati con 244 e 288 milioni di euro già messi a disposizione negli anni scorsi da CIPE e Regione. Per il lotto fino a Leuca invece si temeva un'impasse interna. Sindaci, associazioni territoriali e cittadini paventavano il rischio di non riuscire a rintracciare le somme necessarie per ammodernare il secondo tratto, ritenuto più urgente visto il numero di vittime stradali nei diversi centri abitati che attraversano. Continua a far discutere la vicenda della cittadinanza Ivan Sagné. Il commento vi facciamo ascoltare, lo abbiamo raccolto in queste ore, di un'attivista antifascista salentina. Un post che ha fatto un clamore incredibile, scritto da un'attivista politica del territorio salentino, antifascista da sempre. Il fatto è legato sia all'omicidio di Willy a Colleferro a Roma che alla cittadinanza onoraria assegnata dal comune di Lecce. Una questione legata al tema del fascismo, del caporalato e del rispetto delle persone. Un tema molto sensibile e molto particolare. Sentiamo però le sue opinioni e il suo parere dopo il successo e il clamore suscitato con le sue parole diffuse sui social. Io ho fatto questo post prendendo spunto dal post di un amico, il quale aveva raccontato cos'era successo all'interno della giunta comunale, e cioè che l'opposizione, durante il conferimento della cittadinanza onoraria a Ivan Sagné, si era alzata di blocco e aveva abbandonato l'aula. Allora, questo è stato un gesto terribile, soprattutto in questo momento. Ricordiamoci che qualche giorno fa è morto Willy, un ragazzo di 21 anni, un ragazzo di colore, che ha semplicemente tentato di salvare un amico dal pestaggio. Qualche mese fa la città di Lecce ha dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e tutti hanno accettato di buon grado. Il mese scorso si è proposto di dare la cittadinanza onoraria alla Chiuri per quello che ha fatto per la città di Lecce grazie alla sfilata di Dior. E nessuno ha proferito parola. Appena si è deciso di dare la cittadinanza onoraria a Ivan Sagné, è stato commesso questo atto. Non ci si può permettere di fare questi gesti inutili e soprattutto immotivati. Da domani al via
le lezioni all'Università del Salento, ma per il momento soltanto a distanza. È il lunedì del ritorno all'università, ma solo virtuale, almeno per il momento. Via le lezioni anche per l'Unisalento, che quest'anno parte ancora prima del solito, a metà settembre. Le prime 3 settimane però prevederanno soltanto la possibilità di seguire le lezioni con la didattica a distanza attraverso lo schermo di un PC. Dal 5 ottobre poi via libera anche al ritorno in aula, mentre la segreteria già si organizza per capire come farà. Confermata l'app, che sarà però nativa Unisalento, così come vi sarà anche una funzione non ancora attiva del portale studenti, raggiungibile da qualunque device. La struttura tecnologica però non è ancora pronta. La certezza è che sarà una modalità mista di seguire, senza obblighi di frequenza. Chi vorrà potrà continuare a distanza. Studiato anche il protocollo sanitario da rispettare, finestre aperte più volte al giorno, sanificazioni di tutti gli ambienti al termine della giornata, aule utilizzate da una sola classe, compresi laboratori di vario tipo. Intanto però si torna all'università, si fa per dire, a distanza. Per alcuni sarà la prima volta in assoluto, forse un po' sbiadita, ma ci sarà tempo e modo di recuperare dal 5 ottobre. E intanto i test sierologici per gli insegnanti diventano un problema e l'ASL passa al piano C. Sentiamo qual è. I test sierologici per insegnanti e personale ATA verranno fatti a scuola già da lunedì. Troppe le richieste alla ASL per essere smaltite con le modalità veloci utilizzate fino a questo momento. E resta in Salento il problema dei medici di base che si erano opposti a questo protocollo, rifiutandosi di effettuare i test sierologici per il rientro a scuola. Sono circa 300 quelli che, legittimamente, secondo la legge, hanno detto di no. E allora la ASL, dopo aver studiato il piano B, ovvero la possibilità di effettuare i test in determinate strutture selezionate sul territorio, adesso vara il piano C, i medici a scuola per sopperire alle carenze. Le lezioni ripartiranno il 24 settembre, restano 10 giorni per poter espletare tutte le pratiche sanitarie richieste. E anche un pizzico di disordine tra chi aveva già chiesto il sierologico al medico di famiglia e poi ha ripetuto la richiesta alla mail messa a disposizione dalla ASL. Anche per gli insegnanti e per il personale scolastico la possibilità di sottoporsi al test è comunque facoltativa, ma negli ultimi giorni le richieste si sono impennate in maniera significativa. E intanto permane il problema annoso degli spazi per la scuola in questa fase così delicata. L'ultima proposta arriva da Feder Balneari, i lidi come aule scolastiche. Ascolteremo nel prossimo servizio l'intervista a Mauro Della Valle, che è presidente di questa federazione per il Salento. I lidi tra qualche giorno resteranno deserti, vista la coda ormai d'estate, quindi si potrà dare ulteriore spazio alle aule. Gli spazi scolastici, soprattutto in questa delicata fase, richiedono più spazio. Scusate il gioco di parole. È pronto il servizio. Non ci sono aule per permettere ai ragazzi di Lecce di andare a scuola e Feder Balneari allora propone i lidi come soluzione. In virtù delle stringenti prescrizioni per evitare il contagio dal coronavirus, il comune ha qualche difficoltà a trovare ambienti adatti a ospitare gli alunni senza che vengano infrante le norme sul distanziamento sociale. La macchina organizzativa è già al lavoro per trovare una soluzione, ma una proposta piuttosto interessante arriva dal presidente di Feder Balneari Salento, Mauro Della Valle. Le imprese balneari a servizio della comunità scolastica. Possiamo in questo periodo così di emergenza essere vicino al popolo della scuola, ai docenti, alle istituzioni e mettere a servizio in maniera gratuita le nostre spiagge, i nostri spazi per poter fare didattica in maniera sicuramente salubre e sicura. Del resto i lidi tra qualche giorno resteranno deserti e alcuni hanno realmente strutture tali da poter essere utilizzate, seppur con qualche difficoltà, anche in inverno. Feder Balneari ha dato la disponibilità, una soluzione fantasiosa ma che ora è sul piatto. Adesso invece ci occupiamo della mania per i monopattini, che anche a Lecce impazza. Fioccano i noleggi, così come anche però le multe che verranno presto inasprite. Prima erano vespe e motorini, poi gli scooter, la battaglia dei vigili urbani anche per insegnare quelle che erano le norme comportamentali sulla strada sono sempre state indirizzate al pubblico inferiore all'età di 18 anni, che oggi però scopre un nuovo mezzo di locomozione, green, il monopattino, che ora non deve essere più nemmeno proprietario, ma si può semplicemente noleggiare con un'app. A Lecce è stato boom, 25.000 noleggi nel mese di agosto, 250 mezzi che presto saliranno a 500,
Così però come stanno salendo le infrazioni. Tanti giovani in due sul monopattino per risparmiare la corsa e per andare in compagnia per le vie del centro, soprattutto per sbrigarsi, per spostarsi da un locale all'altro, ma anche senza giubbetto catarifrangente, senza casco, così come previsto dalle norme comportamentali e dal codice della strada. Una situazione che a Lecce sembra oramai degenerare per le vie principali, via Trinchese, la strada del centro storico e un continuo zigzagare dei monopattini tra la gente che passeggia per le vie del centro. Una situazione che va gestita e messa sotto controllo da parte dei vigili urbani. Non basta il GPS che limita a 10 km orari la velocità dei monopattini in automatico quando il mezzo si trova tra le vie del centro. Serve un controllo, serve la maggiore attenzione da parte di chi è chiamato a vigilare sulla sicurezza urbana, ma anche un inasprimento delle multe che potranno portare gli utenti meno attenti e meno rigorosi a una migliore riflessione su quello che è l'utilizzo di un mezzo sicuramente utile, importante per l'ambiente, ma che va utilizzato con la stessa attenzione di un mezzo a quattro ruote o di uno scooter col motore. Le 15:03 si conclude in perfetta diretta la pagina della cronaca anche per Lecce. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, adesso spazio al telegiornale sportivo e poi al resto della nostra programmazione. Prima una breve pausa, dunque se lo vorrete per lo sport con tutti gli aggiornamenti ci rivediamo tra poco.